mio caro amico, carissimo amico, che limonerei anche con lui, però gli piacciono di più le ragazze, ed è Roberto Nioi, in arte Bobby New, che nel suo caro negozio di profumeria, e come vedete non solo profumi ma anche sospese, cinghie, io ad esempio ne ho una delle sue, sono qui a salutarvi con l'ennesimo trailer. Questo è un trailer emozionante perché al 23 giugno 2023 alle ore 18:22 minuti ufficializzo quello che già nei post ho ufficializzato, l'avvenuta uscita del brano Limonare. La vedete che il brano c'è, e l'ha inciso la Lady Doll, che è una bambola gonfiabile, con la collaborazione dei fratelli Alessandro e Andrea Masotti, che in questo caso hanno il nome d'arte di M, che sta per Masotti Brothers. Sono qua, li vedete? Sono qua perché tra l'altro Alessandro è anche, si chiama Masenzolo in arte, e Andrea si chiama Andy Zit, e sono reduci appunto da un album fantasy distribuito da Universal da pochi mesi, e tra l'altro per settembre ci sarà un'altra sorpresona, e sta di fatto che questi due ragazzi, Alessandro e Andrea Masotti, stanno andando forte perché hanno pensato di aumentare la sala di registrazione con due sale di registrazione, e da Evolve Studio chiamarsi Ultra Studio. C'è già la partita IVA, la sede amministrativa e logistica sarà in Corso Italia Vercelli, ma ne parleremo ancora, e quello che conta è che sta uscendo questo brano, nato da uno scherzo, perché stavamo per passare le selezioni di Sanremo Giovani con questo brano qui, perché la RAI gli interessava il brano, solo che Masenzolo è spesso a Londra, e in quei giorni lì lui era a Londra e non abbiamo potuto ottimizzare la domanda di adesione alla selezione di Sanremo Giovani 2023, ok? Per cui faremo probabilmente quella di quest'anno per il Sanremo 2024. Io credo di aver messo lo zampino su due geni della musica, anche se purtroppo loro compongono e si ispirano a cielo aperto. Cosa significa? Significa che persone come me, abituate al conservatorio, alle metriche tradizionali, si trovano di fronte a un metodo di composizione molto giovanile, dove praticamente le ritmiche e le armonie sono un po' particolari, magari non rientrano nei canoni musicali detti normali per chi appunto studia la musica in maniera accademica, perciò loro hanno delle situazioni dove rispecchiano la moda attuale, che è quella magari di battute non completamente ritmiche o di battute non in armonia minore piuttosto che maggiore. Però teniamo presente anche un fatto, che i giovani appunto creano musica e tra di loro si comprendono, si capiscono, per cui bisogna anche considerare che bisogna valutare anche l'aspetto di lasciarli fare. E io sto seguendo questi due giovani che anche senza di me stanno già ottenendo dei brillanti risultati, ma la loro forza è proprio il talento. Alessandro come DJ è da tantissimi anni che ci picchia sodo e fa il collaboratore di Luca Testa appunto in console nelle più importanti discoteche d'Europa, e Andrea invece con i vari talent si presenta appunto anche in Europa a far ridere, a fare muovere le sopracciglia come ha fatto dalla De Filippi negli ultimi anni, per cui sono due brillanti ragazzi, di cui uno forse più in aspetto televisivo che l'Andrea, e l'altro più forse in aspetto musicale. Però la novità qual è? Che Andrea è un cantante pazzesco e Alessandro a quanto sembra del talento come produttore, per cui apriranno i loro canali social dove vedrete anche Limonare, sarà in vendita nei loro canali social, e poi chiaramente uscirà il video con il super vippone Aldo Musci, il quale oltre ad aver fatto le gag con Enzo Iacchetti e Ezio Greggio alcuni anni fa, Striscia la Notizia, per diversi anni, è stato anche a Mai Dire Gol 20 anni in TV, è stato ultimamente suggeritore nel Dietro le Quinte di Maravenier Domenica in a Roma,
e lui si è prestato nel video di Limonare a fare la sua parte con la bambola gonfiabile, che noi abbiamo fatto cantare. Adesso io vi saluto, vi ringrazio, vi tengo aggiornati dalle mie pagine Facebook, però comunque sui social lavoreremo tutta l'estate per fare uscire questo brano. Ci saranno dei mix, dei remix, ci saranno delle versioni diverse di questo brano, usciranno delle situazioni, però quello che conta è divertirsi in musica e ballare. Io voglio ancora dire due parole su Roberto, perché come vedete ha avuto dei problemi mesi fa di salute, ma sta molto bene. Il mio apprendistato da OS procede, per cui, come avevo spiegato, volevo trovare una soluzione in più per il mio finale di vita, che però, anche se sarà in un lavoro come l'OS o un altro lavoro, la musica resterà sempre la professione primaria, per cui la mia intenzione è di aprire anche una società musicale all'estero. Sono invogliato ad aprire all'estero anche per vedere com'è